mettere la mano così, tipo Silù. Ha una bella forma, eh? Sai che punto ho fatto qua? Lo fai fin qua. Vabbè, no, qui c'è. No, no, la manica, la forma anche. Qua mi sembra. Sì. Mi sembra buona. Non coprire la cintura, questo. Ecco. Carino la testa. Sì, la pettinatura è carina. Sì. Ma non tenere. Muoviti, se no così diventa una massa. Muoviti. Ecco. Trova dei gesti naturali. Ecco, brava. Io capisco che tu voglia mettere alla prova loro fino alle estreme conseguenze, ma appunto le estreme conseguenze poi portano a quello. Perché lo so. Certe cose le dovresti fare tu. La Berta è una cosa da fare in tutte le sartorie, la fa la capo sarta. Sì, però non è mica fatta male. Vabbè, è messa male. Su. Virginia, coraggio. Sei un assistente o no? Allora, alza il colletto e attenta a non stropicciarlo, eh? Sì, tesoro. Cerchiamo di farlo su di lei il vestito, perché poi sul manichino diventa una cosa morta. Vestiti esposti su manichini, a meno che non siano messi da genio, sono cadaveri. Mettiamo la gorgiera, ragazzi. Molla, molla. Ma perché sta così floscio sto corpo? Ma ci voleva l'amido, vero? Ce l'avevamo, ce l'avevamo. Vabbè. È stretto? Basta, tanto la Pierotta è moscia come... Mai contento, mi ricordo le liti furibonde fra lui e Mauro Colonnini, caro Mauro, perché lui non era mai contento e Mauro dice, ma pianta, smetti ogni volta, è bellissimo, che vuoi di più, è una meraviglia, dai zitto, vattene, vai, che rovini il lavoro di tutti. Un lupo di ipercritica, trovava sempre il pelo dell'uovo. E poi rimane l'amicizia con questa persona discreta, straordinaria, ironica. Io non è che ci vediamo spessissimo, ma quando ci vediamo è una gioia, perché non siamo dei nostalgici, ma siamo due persone che portano quello che hanno vissuto. Che è importante. C'est les souvenirs qui réunit les gens quand ils se revoient après un certain temps. Parce qu'on les. Moi, il y a beaucoup de gens que je connais, mais que je ne vois plus du tout. Peut-être que je les reverrai jamais. Mais c'est pas pour ça que je les oublie. Ils sont avec moi pour toujours. Grandissimo. Immenso professionista. Che vive in un pianeta. Purtroppo che non c'è più. Thank you.
Peccato, a Roma la pasticceria è orrenda, è orrenda. Entri nelle pasticcerie del centro, sono dei dolci osceni, una volgarità. Io vorrei vivere a Torino, quando entro in una pasticceria, vorrei essere a Torino. Delle volte mi prendono delle voglie incredibile, proprio come le donne incinta. Passa davanti a una pasticceria e entro dentro, guardo e poi riesco, terrorizzato all'idea di mangiare quei delle cacche di vacca, sembra terribile, con lo zibibbo, con la ciliegia sopra, la volgarità. E pensare che a Roma sono fieri della loro pasticceria. Una volta è successo che ai Castelli romani, d'estate, siamo fermati a un bar e mi hanno offerto gelato di spaghetti. Una volta però anche un gelato all'acciuga ho mangiato a Roma.